Un saluto a tutti qui da Copippo. Amazon oggi mi ha mandato un pacchetto molto speciale. Si tratta di questo bellissimo Realme 7, di cui vi lascerò il link in descrizione, perché dal 21 ottobre è possibile comprarlo su Amazon in maniera Prime. Quindi andate subito a vederlo. Ah, mi raccomando, iscrivetevi pure qui sotto, mi raccomando. Questo smartphone ha un display LCD da 6,5 pollici in Full HD, non è AMOLED, però ci ritroviamo davanti a un refresh rate di 90 Hz, davvero una roba fantastica. E qui troviamo la chicca: il processore super potente Octa-Core MediaTek Helio G95, processore adatto per il gaming, quindi potete giocare a qualsiasi gioco senza trovare dei lag. Dopo lo vedremo insieme. Poi troviamo sia il modello da 6 GB o da 8 GB di RAM, quindi molto molto performanti, e come spazio storage da 64/128 GB, espandibile sempre in via microSD, quindi non avete problemi di spazio. E udite udite, super batteria da 5000 mAh con ricarica a 30 W. E come in tutti questi Realme troviamo il sistema operativo Android 10. Ma andiamolo a vedere in dettaglio. Io in realtà l'ho già spacchettato. Quindi l'ho già configurato per fare prima. Quindi questo lo mettiamo qui e ci ritroviamo subito qua una bella cover, come in tutti i smartphone seri che almeno abbiano una cover. No, come alcuni smartphone che non hanno neanche caricabatterie, ma questo è un dettaglio. Comunque andiamo a vedere, qui ci ritroviamo le solite istruzioni che nessuno leggerà mai, quindi questa la mettiamo qua, e subito ci troviamo il telefono. Allora facciamolo cadere. Ah, ci troviamo la plastichina, come vi ho già detto è già acceso, quindi ve lo potrò far vedere molto più in dettaglio, ma venite con me, avvicinatevi e vediamolo meglio. Allora, devo dire che ha un pannello LCD davvero ottimo, infatti basta sollevarlo per vedere subito la sua maestosità. Infatti, come ho detto prima, troviamo il buchino qua sopra per la fotocamera, ve lo faccio vedere un po' meglio. Eccola qui che la vediamo con tutto il suo splendore. Allora, una cosa che mi ha colpito è il fatto che, pur non avendo il lettore di impronte sul retro, qui a fianco troviamo questo pulsante. Questo pulsante rileva le impronte pure, ed è molto molto rapido. Allora ve lo faccio vedere direttamente, basta toccare e lui si sblocca. Lo rifacciamo così per sfizio, si è sbloccato, cioè è davvero molto molto reattivo. La cosa bellissima è che anche lo sblocco facciale, infatti, come andrete a notare, qua sopra si illuminerà la camera, vedete? E quello lì serve per lo sblocco facciale, infatti adesso si è attivato perché l'ho girato verso di me e si è attivato. Allora andiamo a vedere subito le prestazioni. Ci ritroviamo un menu molto molto intuitivo, con tutte le sue funzionalità: display, schermata, home, sfondi. Abbiamo sfondi sia animati che non. Abbiamo le gesture, così come tenere premuto in alto apriamo tutte le schede, possiamo tornare indietro, oppure quando siamo in un'applicazione basta trascinare in su e il dispositivo si torna alla pagina home. Avremo una velocità incredibile dal prezzo che andremo a pagare, perché è davvero veloce e reattivo in ogni suo aspetto, ed è anche molto luminoso. Allora, nella parte posteriore ci troviamo queste quad camera. Ci ritroviamo quella principale da 48 megapixel, poi ne abbiamo una da 8 e due da 2 megapixel, e la possibilità di fare i video in 4K. Allora, andiamo subito a testare queste fotocamere. Ci ritroviamo la selfie camera, ci ritroviamo subito, ci facciamo un bel selfie. Fatta. Allora, andiamo a vederla. Ha una foto abbastanza luminosa. Vabbè, qua siamo all'interno, quindi magari perde un pochettino, devo dire, all'interno, infatti, però diciamo che non è malvagia. Dobbiamo andare a vedere fuori come si comporta. Invece, per quanto riguarda la fotocamera posteriore, possiamo andare a fare una foto alla nostra babushka russa. Eccola qua. Allora, adesso andiamo
facciamo spazio, ecco, andiamo a fare la foto, ci mettiamo così, impostiamo la messa a fuoco, scattiamo, eccole qua, vediamo, andiamo a vedere il dettaglio, io ve le farò vedere scaricate. Devo dire che è molto molto dettagliata, nel senso cerca di fare bene, cercando tutti i dettagli, non perdere niente. Lateralmente, nella parte esterna della foto, si vedono un po' di grani, ma è normale perché siamo un pochettino al buio. La cosa che mi soddisfa abbastanza è che cerca di mettere i dettagli in primo piano, anche se purtroppo un po' di grana la troveremo, ma ripeto, siamo all'interno. Infatti adesso magari vi faccio vedere qualche foto fatta all'esterno e vediamo come si comporta, e devo dire che la camera è molto performante, diciamo, per questo modello di fascia media. Ok, adesso andrò a fare una foto, io scatterò. Un semplice punto e scatta, e adesso vado ad attivare la 48 megapixel, andiamo a puntare e facciamo lo scatto. Facciamone un altro così, puntando l'albero, e vediamo cosa è uscito fuori a 48 megapixel. Ok, le vedrete, voi le avrete già viste, quindi vi farete la vostra opinione di queste foto, ma devo dire che comparto fotografico, diciamo che è un buon livello. Invece, per quanto riguarda la selfie camera, andiamo a vedere, facciamoci una foto così. Vediamo com'è uscita col sole di fronte, non riuscirò a guardare, apro gli occhi. Eccoci la foto, questa è la foto, molto luminoso. E qua ho attivato la ultra macro, scatto. Voi la state vedendo, fatevi le vostre conclusioni. Andiamo subito a vedere la stabilizzazione di questa fotocamera. Io sto camminando in maniera tranquilla, disinvolta, diciamo, e molto stabilizzata. Il sistema, il software fa il suo lavoro, devo dire. Adesso provo a fare una corsetta e vediamo il livello di stabilizzazione. Corsetta. Mi sto muovendo molto, un pochettino balla, ma è normale. Mi sto muovendo pure il braccio. Comunque, diciamo che stabilizza abbastanza bene, ma devo vedere il video, voi l'avete già visto, quindi. E questo si tratta del video in full HD a 30 fps, quindi a 30 fps ce lo ritroviamo stabilizzato. Invece, per quanto riguarda il 60 fps, chiaramente non lo è stabilizzato. Questo invece è il video in 60 fps, sempre in full HD, non è stabilizzato. Infatti io sto cercando di rimanere fermo, diciamo che è molto fluido, mi piace questo fattore 60 fps, ma chiaramente quando poi vado a camminare abbiamo dei leggeri, diciamo, traballamenti. Se non avete un gimbal qui non potete fare niente, quindi è bello fluido ma non stabilizzato. Andiamo a vedere il 4K. Quanto riguarda il 4K, non mi dice se è 30 fps o 60. Non è stabilizzato, devo dire. Penso che sia sempre 30 fps, perché non lo dice. Mentre parliamo di un fascia media, non parlo dei top di gamma, chiaramente. Non ammazzatemi nei commenti. Allora, ma vediamo il punto clou di questo smartphone. Io ho scaricato Asphalt, che è molto pesante come gioco.
Devo dire che anche il caricamento è abbastanza veloce, quindi non dobbiamo aspettare chissà quanto. È anche bello il fattore dello schermo 21 noni, è molto ampio. E poi il buchino qua della fotocamera non si nota neanche, non dà neanche fastidio perché va a coprire. Ma iniziamo subito la partita, vediamo un po'. Dai, spariamo subito il nos. Andiamo subito a me, qua si stanno, mamma mia, si stanno scassando tutti. Attenzione alla pietra, l'iceberg. Andiamo veloci. Magari andiamo a vincere pure questa gara. Davvero, davvero veloce. Ve lo faccio rivedere meglio così si vede molto molto meglio. Adesso cercherò di arrivare primo anche se sto giocando praticamente storto. Butta il nos al massimo. Io non ho capito ancora questi pulsanti cosa siano, ma forse freno. Questa non era prevista. Sì, sono molto soddisfatto, basta fare così e noi ci ritroviamo di nuovo nella schermata iniziale. E andiamo a testare un po' il display. Andiamo su YouTube. Ok. Devo dire che non siamo al massimo. Cioè, i colori sono davvero fantastici. Sì, devo dire che questo smartphone ha dei colori davvero fantastici per avere questo display non AMOLED. Infatti io la prima volta che l'ho comprato ho detto ma siamo sicuri che non è un AMOLED perché davvero ha dei neri molto molto intensi, mi piace parecchio come display. Fluidità top, che dire, 199 euro, lo trovate su Amazon, accessibile a tutti quelli che vogliono spendere poco e avere uno smartphone come si deve. E che dire, davvero davvero pazzesco questo telefono. Sono molto contento che mi è arrivato e io come sempre vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a lasciare un mi piace. E supportiamo questo canale così vi porterò tanta altra tecnologia, magari sempre con dei dispositivi che sono accessibili a tutti. Ci vediamo alla prossima e non dimenticate di supportarmi. Ciao!